Io chiamo mia madre ogni giorno, ma da molto tempo non c'è luce in Ucraina e in Odessa, dove vive mia madre. Niente connessione, niente internet. Questo è molto difficile quando mamma non risponde a me. Questa è la storia di Ilona e di suo figlio Misha, che con lo scoppio della guerra hanno dovuto abbandonare i loro affetti in Ucraina. Ora vivono al sicuro in una famiglia nella periferia di Roma, grazie alla generosità della rete di accoglienza attivata dalla Caritas nella diocesi di Roma. Siamo vada con Misha in Roma il 1 maggio. È stato ricoverato in bambino Gesù perché lui è malato. Se non Misha io non vado da altro paese. È tutto per Misha perché è malato e bisogna cura di lui. Adesso Misha ha 2 anni. Lui è nato prima a 7 mesi. Ecco perché ci sono problemi con salute. Lui è stato operato 5 volte in Ucraina e dopo vado in Roma, qui è tutto bene. Stiamo aspettando da molto tempo riabilitazione e adesso vado a riabilitazione e molto meglio, lui sente molto meglio. Quando Don Paolo ha parlato dell'accoglienza di queste persone, a me mi è venuto un spontaneo questo desiderio di accogliere, perché visto che la mia casa prima era piena di 3 figli e tutto qua, adesso ognuno per conto proprio, avevo una disponibilità di una stanza e mi sembrava peccato non poter aiutare qualcuno. Poi è successo che io ho perso purtroppo la mia prima figlia in 1 mese e allora avevo abbandonato questa idea. Poi un giorno una mia amica, che pure lei era intenzionata ad accogliere persone, mi ha detto: oggi vado in parrocchia che c'è la riunione con i rappresentanti della Caritas per parlare dell'accoglienza. Allora ho detto: ma quasi quasi vengo anch'io a sentire un po' cosa dicono, e quindi sono andata in realtà come uditrice. Poi quando si parlava appunto di queste persone che avevano bisogno di aiuto così colà, allora a me spontaneamente mi è venuto da dire: va bene, allora sono disponibile anche io. Poi dopo un po' di tempo mi hanno chiamato e mi hanno proposto una persona, però mi hanno detto: dice, questa persona è una giovane donna che però ha la mamma che sta in terapia per un tumore. Allora io a quel punto ho detto: mi dispiace, non me la sento perché mia figlia è morta con un tumore ed era ancora troppo presto. Però io, come ho chiuso il telefono, io mi sono già pentita di aver detto di no, perché ho pensato: se uno deve accogliere qualcuno non è che può fare una scelta di a chi accogliere. Quindi ho chiamato subito Don Paolo dicendo che io avevo fatto questa cosa, ma che non ero assolutamente contenta di aver detto di no. E lui mi ha detto: non ti preoccupare, parlo io con quelli della Caritas. Quindi mi ha richiamato poco dopo e mi ha detto: stai tranquilla, dice che hanno già trovato un'altra sistemazione per questa signora. Quindi dopo un po' mi hanno richiamato e mi hanno proposto una giovane signora con un bambino. Però mi hanno detto: guarda, te lo diciamo subito, che questo bambino ha dei problemi. Io ho detto: non mi importa niente, questa volta dico subito di sì. E quindi è arrivata Ilona. Paolo è molto brava persona, molto brava. Io ho preoccupata perché per me è difficile vivere con persone che io non conosco. Io molto timido perché questa non è mia casa, io non lo so dove è tutto. Ma quando ho conosciuto con Paola io molto felice perché è molto, molto brava persona. Innamorata in Misha e tanto aiuto grazie a lei. Anche io all'inizio devo dire che ero un po' titubante perché dico: chissà come sarà, come non sarà questa persona, no? Quando accogli una persona di cui non sai niente, sei un po' titubante. Però devo dire che in poco tempo mi sono chiaramente subito attaccata al bambino, ma poi ho visto che Lona è proprio una ragazza brava, molto in gamba, che dedica la sua vita completamente a questo bambino. E quindi mi sono subito affezionata a lei, e in questa casa lei può girare come vuole, cioè
è casa sua. Finché lei sta qua, è casa sua.